Allora, ciao Luciano, siamo con il dottor Ciao. Luciano Gualtieri, che è dirigente medico dell'ASL Napoli 1 Centro, dove lavora presso l'ambulatorio responsabile dell'assistenza clinica ai migranti. Allora, Luciano, noi siamo qui perché, come forse tu saprai, certamente lo saprai, fine aprile c'è la settimana mondiale dei vaccini e quindi noi abbiamo deciso di fare una specie di special su questa settimana. E quindi parleremo con te di alcuni aspetti e poi incontreremo anche una ginecologa con la quale parleremo di altri aspetti dei vaccini, quelli soprattutto relativi alle donne in gravidanza e in periodo fertile, con un pediatra per i vaccini dei bambini. Allora, cominciamo. Un po' di domande a te sul vaccino Covid, naturalmente non poteva mancare. Allora, io ho un po' di domande scritte che abbiamo raccolto dalle nostre mamme, dalle nostre utenti. Allora, la prima è: cosa sono i vaccini a mRNA? Domanda difficile, cominciamo sul difficile. Sì, perché necessita di alcune nozioni di biologia che naturalmente non possono essere alla portata di tutti comunque. È una nuova modalità di effettuare i vaccini. L'mRNA è una sorta di messaggero tra l'informazione genetica che è del DNA e le proteine che sono i classici componenti dei virus. Quindi iniettando l'mRNA è come se si desse le informazioni già trattate in un certo senso perché si possa combattere il virus, creando degli anticorpi contro le proteine del virus. Generalmente prima i vaccini erano fatti direttamente con le proteine e tuttora ci saranno anche in commercio alcuni vaccini, non sono ancora passati per l'EMA, che hanno questa tipologia. Però per abbattere i costi e anche per garantire forse una maggiore possibilità di attacco alle varianti, si sta usando queste altre tecnologie, quella col DNA, che anche questa è consolidata, e poi quella con l'mRNA. Un'altra domanda che rientra anche in quella a cui hai dato già una risposta. Si dice che il vaccino contro il Covid modifichi il DNA. Diciamo il naturale sospetto che nasce quando si sa che questi vaccini sono sintetizzati iniettando delle molecole di DNA, come ad esempio l'AstraZeneca, Johnson & Johnson, oppure l'mRNA, perché anche quello comunque sono acidi nucleici che possono entrare nel patrimonio genetico. Ricordiamo che ad esempio il virus dell'HIV è fatto da RNA. Quindi tutti e due possono avere il sospetto di entrare nel patrimonio genetico di una persona. È un evento, diciamo, fortemente discutibile perché non basta semplicemente il filamento di DNA o di mRNA, ma serve tutta un'altra serie di meccanismi, fatti di proteine, di enzimi, e di informazioni, altre informazioni che sono sempre nel DNA e nell'mRNA, che consentano, l'incorporamento di questo frammento nel patrimonio genetico dell'uomo. Allora, c'è una mamma che chiede: perché dovrei vaccinarmi se questo non significa più libertà per me? Devo continuare ad indossare la mascherina, non posso uscire, potrei comunque contrarre una variante del Covid, eccetera, eccetera, eccetera. Perché il Covid può essere sconfitto solo se tutti quanti proviamo a vaccinarci. Questa è la cosiddetta immunità di gregge, cioè quando si arriva a una certa quota della popolazione, che in realtà dovrebbe essere il 95%, ora si parla del 70%, ma insomma deve essere una quota più che consistente, il virus perde tutte le sue capacità di provocare la malattia. Quindi diciamo che è innanzitutto un'azione sociale.
Però certamente non ci può bastare questo, diciamo, ma ci dobbiamo proteggere anche noi. Sì, certo che bisogna proteggersi, anche perché no, la mascherina non è assolutamente l'unica difesa e la principale difesa che noi abbiamo. Questa penna io la uso solo io, non voglio che sia toccato da nessuno. Perché se questa penna viene toccata da un soggetto Covid, che io abbia la mascherina o no, mi basta dopo successivamente fare questo movimento e sono contaminato. Anche il mio cellulare non voglio che sia toccato. Quindi, mascherina o non mascherina, le vie di contaminazione sono molte. Tant'è vero che quando io ho iniziato a lavorare, ho chiesto solo una cosa nel mio ufficio, non ho chiesto il computer, il divano, la poltrona, ho chiesto il lavandino, perché lavarsi le mani continuamente dopo ogni contatto è la cosa principale. Noi dimentichiamo che la via d'ingresso del virus è sì principalmente l'apparato respiratorio, il naso, la bocca, ma gli occhi. Ok. Quante volte ci capita di fare questa mossa? E quindi avere le mani sporche facilmente ci contamina. Per cui il vaccino ci può proteggere da queste altre vie. Qua c'è una domanda un po' così, cioè che riguarda tutto questo pasticciotto forse che è successo con l'AstraZeneca, che credo dal mio punto di vista, non so se tu sei d'accordo, è stata anche una grande confusione di comunicazione, si dicevano delle cose, non se ne dicevano delle altre. Chiaramente la persona media normale vede solo quello che succede, no? Quindi questa mamma ci dice ritirano i vaccini perché non sono sicuri e allora io perché dovrei fare da cavia? Questo è proprio il modo in cui ci ha posto questa domanda, io te la riporto così. Allora, innanzitutto si tratta di un ragionamento di costi-benefici. Allora, noi ora stiamo assistendo a una mortalità del Covid dell'1,5%, cioè vuol dire che su 100 persone che sono contaminate dal virus, tra 1 e 2 persone muoiono, che è una percentuale alta, non è una barzelletta. La mortalità per vaccini, ad esempio per il Covid, sono andato la settimana scorsa sul sito dell'Agenzia Europea del Farmaco e in Inghilterra si sono realizzate 7 morti su 18 milioni e 100 mila dosi di vaccino somministrati AstraZeneca. In Europa abbiamo 30 decessi su 9 milioni e 800 mila dosi somministrate. E questo quindi già ci fa capire che sproporzione ci sia in termini di rischio. Contaminarmi mi dà una possibilità, soprattutto a me che incomincio ad essere anziano, tra il 2% insomma, di morte, mentre invece vaccinandomi, il rischio che io ho con la somministrazione del vaccino è che posso morire uno su 1 milione, insomma, ecco, uno, due su 1 milione. Quindi questo già è un ragionamento importante. Secondo te, questo mi viene da chiederti, tutto questo è molto legato all'emotività di ciascuno di noi? Mi spiego meglio. Quello che tu dici è valido per qualunque farmaco. Se io mi ammalo, io persona mi ammalo, non ho difficoltà, a meno che non so di avere un'allergia particolare, ma mettiamo che non ce l'ho e non lo so, a prendere il cortisone o l'antibiotico se necessario per quella mia malattia e se prescritto dal medico. Perché in quel momento sono malata e quindi diciamo, la mia attenzione è proprio su quello, la malattia la devo sconfiggere, quello che il dottore mi dice farò. Mentre invece adesso il vaccino è qualcosa che noi facciamo per prevenire qualcosa che non sappiamo se ci viene, no? Quindi è come se non riuscissimo a fare lo stesso ragionamento in questa situazione. È una mia idea o ha qualche validità? No, è validissima perché ci troviamo in un contesto di paura,
che è legato giustamente a una situazione epidemica, ma cui si aggiungono anche appunto una serie di restrizioni nella nostra vita sociale, diciamo anche che c'è una cosa importantissima sulle malattie infettive. Nelle malattie infettive ciò che veramente deve entrare in gioco è il sistema sanitario nazionale, perché solo quello garantisce una distanza da altri interessi. Questo, ad esempio, è uscito fortemente con l'epidemia di Ebola, che noi non, Non cioè, non abbiamo abbiamo vissuto. proprio sentito. Ecco. Ma un sistema sanitario nazionale forte è l'unico che è in grado di affrontare le malattie infettive. Perché quale forma privata ha interesse a giocare in un terreno rischioso con costi elevatissimi e con il pericolo, voi sapete bene, che un paziente Covid che entra in un ospedale rischia di contaminare mezzo mondo. Quindi una cosa che ora sta venendo meno, per collegarmi alla domanda, perché sembra una digressione fuori luogo, è che noi in questi ultimi anni abbiamo perso fiducia nel sistema sanitario nazionale, per colpe del sistema sanitario stesso, ma anche per le nostre paure che sono alimentate da tante voci esterne che hanno anche interesse ad abbattere questo sistema, che invece negli anni, per chi insomma ha un'età più vicina alla mia, insomma, il sistema sanitario nazionale è stata forse la più grande invenzione in termini di medicina di Del tutta la secolo. storia della medicina. Certo. E purtroppo credo, adesso non voglio fare troppe digressioni, anche abbiamo perso fiducia nei medici. I medici non sono più un punto di riferimento a cui riferirsi con fiducia tante volte, no? Quindi purtroppo. Allora, non sono un soggetto a rischio, sono una donna giovane e forte, come capirai non sono io a parlare. Che senso ha vaccinarmi? E dato che sei una donna forte, giovane, vuol dire che circolerai molto di più per strada, che avrai molti più contatti e quindi a maggior ragione è bene che tu ti vaccini. Perfetto, grazie.